Anticipazioni Beautiful, lunedì 7 ottobre 2019. Wyatt e Quinn sono alla Forrester indaffarati con la collezione di Steffi. La donna si apre moltissimo con il figlio, affermando di non sopportare l'ingerenza di Pam nella sua vita. Non sta facendo altro che enfatizzare la memoria di Stephanie per screditarla agli occhi di Eric e teme di perderlo. Katie e Brooke, in presenza di Ridge e Thorn, parlano di un viaggio molto speciale. Katie vorrebbe partire con il suo sposo in luna di miele e portarsi anche Will. Per Ridge non deve chiedere il consenso a Bill, in fondo ha la custodia esclusiva. Brooke invece ritiene giusto farlo. Ridge trascina la moglie in cucina, deciso a chiarire una volta per tutte la questione Bill Spencer. Per la Logan, lui e Thorn devono soltanto ringraziare il magnate se non sono finiti in prigione. Lo stilista le ricorda che lo ha baciato, ma Brooke ribatte dicendo che non è stato affatto un bacio sentito e gli rammenta ciò che lui ha combinato a tempo debito con Quinn, quando ha mandato a monte il loro matrimonio e ha rischiato di far passare a miglior vita Eric. Più tardi Donna è con il patriarca e i due decidono di sistemare la cucina insieme. La Logan non esita a flirtare, ricordando i bei momenti che hanno connotato la loro unione. Sopraggiunge Quinn, che li guarda parecchio infastidita. Il patriarca si allontana e la Fuller ne approfitta per aggredire fisicamente la sua rivale. Le intima di non continuare con tutte quelle sdolcinate moine se non vuole che finisca male. Katie nel frattempo chiede a Thorn e a Ridge di abbassare un po' i toni quando parlano di Bill. Non li ha denunciati ed è pur sempre il papà di Will. Lo Spencer intanto, fuori di sé, dopo aver appreso che il suo antagonista ha corrotto il giudice McMullen, escogita un piano. Corre da suo figlio e lo abbraccia. Justin poi gli dà ulteriori dettagli sulla manipolazione di Ridge, ben riuscita. Poco dopo, Bill e Brooke si incontrano a casa di Katie. Lui, senza troppi giri di parole, dice di aver fatto una grande scoperta. Ridge ha davvero corrotto il giudice per far vincere la causa a Katie e a Thorn? È andata davvero così?